Eccoci in studio, inizia stasera la nostra avventura tra a cavallo del 2023 e 2024. Abbiamo mandato in soffitta l'altra politica, che era un po', diciamo, il contenitore dello scorso anno televisivo. Da quest'anno telesuonano ovviamente accanto a me. Il buon Ugo Floro. Ben insomma, ha cambiato il nome, non sono cambiati i protagonisti. Diciamo, non cambierà neanche la sostanza, certo, no. Cambierà la disposizione. Abbiamo una seduta più comoda, vedremo anche di imbandire questa tavola con qualche ospite particolarmente mangiatereccio. Iniziamo una nuova avventura televisiva. La iniziamo, caro Danilo, con tanta mestizia nel cuore per la perdita di un collega prezioso, di un amico che ha affrontato tantissime stagioni professionali nel corpo redazionale del Corriere della Calabria. Stiamo parlando di Pietro Bellantoni, alla cui famiglia e cui cari indirizziamo un momento e un omaggio di saluto e di vicinanza. Vero, vero. Oggi inizia Telesuonano e inizia con una scelta particolare. Secondo noi la scelta migliore per iniziare questo nostro nuovo corso. Dico adesso lo vedrai, anzi lo vedranno, nel senso che quest'anno noi, a parte che ragionare della solita e consueta attività politica, apriremo molte finestre di approfondimento, tante delle quali scomode per tante ragioni. Siamo qui stasera per discutere con una persona che ha caratterizzato la vita politica regionale e non solo, con una persona che è andata incontro ad un brusco stop della sua carriera, che ha pagato un debito salato con la giustizia e che da qualche tempo è protagonista di un percorso in Calabria, ma anche e soprattutto fuori dalla Calabria, per narrare i contenuti di una fatica letteraria che poi però dal titolo Io sono libero, che però immaginiamo sia stata anche e soprattutto una fatica di vita, considerando, diciamo, tutto quello che c'è raccontato dentro. Giuseppe Scopelliti, grazie di essere con noi. Grazie Presidente. Sindaco di Reggio Calabria, già Presidente della Giunta regionale calabrese, tra i politici in quella stagione che lo ha visto protagonista più in vista a livello nazionale, quello che si definisce un enfant prodige della politica, rispetto al quale molti immaginavano un grande e corposo destino come protagonista nazionale. Tutto questo è andato in archivio per un fatto particolare, no? Una condanna che ha segnato e non poco il suo percorso politico e il suo percorso di vita. Che cos'è Io sono libero? Ma è un libro che serve per raccontare intanto un'esperienza di vita vissuta, di un giovane innamorato della politica che ha dato tutto se stesso cercando di legare il suo futuro e la sua prospettiva al proprio territorio, prima la città di Reggio Calabria e dopo la regione. Ed è un modo anche per raccontare e per dire che in questo paese, che è l'Italia, molti non hanno la fortuna di poter raccontare, non hanno avuto la fortuna di poter raccontare la propria storia, perché magari non hanno superato ciò che gli è accaduto e molti ancora non hanno voce per poterla raccontare. E io, che invece forse un po' un'opportunità per raccontare qualcosa l'ho avuta e ce l'ho, voglio raccontare questa storia. E quindi è un modo anche per dire che spesso accade che quando si viene privati dalla libertà non è una sciocchezza, e che c'è molta gente che non supera questo momento, che magari anche muore, perché ritengo che ci sia una percentuale, seppur minima, di persone che vengono ingiustamente condannate. E tutto questo ovviamente è grave, perché quando si perde, si viene privati della libertà,
è un qualcosa che non si augura a nessuno. Il momento peggiore? Ma il momento peggiore quando hai preso atto che ogni sera che rientravi magari in cella, passando alle altre celle per rientrare nella tua, nella stanza numero 18 della sezione Apollo del carcere di Arghillà, la stanza numero 16 della sezione Apollo del carcere di Arghillà, soffermandoti a parlare con gli altri, ti dicevano dai, ma quanti giorni resti ancora, adesso andrai a casa. E io dicevo sempre a loro, vedrete, uscirai, vedrai, uscirai prima tu di me. La storia non mi ha dato torto, anche sotto questo punto di vista, l'ho pagata tutta e fino in fondo, 4 anni e 7 mesi, ovviamente con quelle che sono le riduzioni previste dalla legge, ho fatto 3 anni di varie formule di detenzione, dalla detenzione normale all'articolo 21, diciamo l'articolo ex articolo 21, e quindi con la possibilità di uscire la mattina, alla semilibertà, alla detenzione domiciliare addirittura. Gli ultimi 6 mesi mi sono stati concessi, diciamo così, concessi l'affidamento in prova ai servizi sociali, dopo 3 anni. E questo fa riflettere, perché per una persona incensurata che non aveva commesso reati in una fase, diciamo così, successiva a quello che era stato, diciamo, la condanna subita e quant'altro, ho preso atto di quanto ho sempre immaginato che sarà dura e sarà lunga. E perché è così è stata? Perché è stata, secondo lei, così dura questa sentenza e soprattutto l'esecuzione della pena? Perché effettivamente forse bisogna riflettere attentamente sul grande, diciamo così, sulla discrezionalità che a volte esiste nel giudicare, nel giudizio che viene espresso nei confronti delle persone. Io venivo da relazioni molto belle fatte, relazioni di sintesi fatte dalla struttura penitenziaria, quindi da tutti gli attori che convergevano, dalla comandante, la direttrice o il direttore, poi gli educatori, la psicologa, cioè tutti coloro che portavano il contributo rispetto alla tua attività interna, al tuo modo di comportarti, all'aspetto comportamentale, alla capacità di impegnarti nelle attività trattamentali e quindi giudizio anche dei, certo, dei volontari. Ecco, rispetto a questo, nonostante c'erano delle relazioni molto belle, significative, e nonostante anche il magistrato nelle udienze rappresentasse in maniera chiara, nitida, questi aspetti, dando un giudizio estremamente positivo, poi stranamente non si trovava mai, o per motivi di vari rinvii, o per fare una scelta graduale probabilmente, si è optato per dare formule diverse, che erano tutte le formule che l'ordinamento penitenziario contempla, rispetto a chi mi scriveva, anche qualche amico ex magistrato, qualche amico esperto, qualche avvocato che a volte incontravo nella sala degli avvocati quando venivano i miei avvocati, mi dicevano, vabbè, 6 mesi no, ma 9-10 mesi tornerai a casa. Ne sono passati forse molti, il triplo. Però lei è entrato con, e ha vissuto poi con grande dignità, nel senso che non ha atteso i carabinieri o i poliziotti che la venissero a prelevare a casa subito dopo l'emissione della sentenza dell'ultima di Cassazione, ma si è consegnato, io direi anche socraticamente per certi, sì, per certi versi, insomma, al carcere di Arghillà. Fino a poco tempo prima lei era l'uomo più potente della Calabria, presidente della regione, un pezzo fortissimo anche della destra nazionale. Fini aveva sempre le porte spalancate per lei, quando Fini ancora, diciamo, era
era Gianfranco Fini, era la seconda stampella dell'epoca Popolo delle Libertà. Come si fa ad essere scopelliti in un regime di detenzione tra tanti anonimi, tanti disperati? Cioè, come si fa a passare dalla routine dell'esercizio del potere? Poi c'è anche un modo etico di gestire il potere e dei riflettori. Però non è mai stato un drogato di riflettori, devo dire la verità, ecco. Ma come si fa a passare dal miele del potere, dai privilegi della politica, dalla considerazione altissima, io direi anche dalla piaggeria che arriva da tutti gli strati sociali, per non dire altro, all'anonimato della galera? Ma perché, trauma fortissimo, una scossa. Ma io vengo dal mondo dello sport, quindi ho sempre creduto nell'idea, diciamo, di scendere in campo e fare una battaglia, diciamo, giocare una partita che era una battaglia all'insegna della correttezza, e quindi nel campo abituato a sudare, a lottare. E sono stato sempre un militante di un'idea, quindi di valori che erano quelli della destra, che sono quelli della destra italiana, e quindi ho avuto modo ovviamente di fare una serie di attività, e quindi comunque di sapere, come diceva un tempo anche Gianfranco Fini, prima o poi si scende da cavallo, quindi sapere che prima o poi saresti sceso da cavallo, perché non era un concorso pubblico che il presidente o il sindaco aveva vinto, che quindi si era soggetti al parere degli elettori. Io non sono stato mai bocciato dagli elettori sotto questo punto di vista, purtroppo, forse sarebbe stato meglio sicuramente. E sono stato fermato ovviamente da una sentenza che ti condanna. Le hanno azzoppato il cavallo, lei non è sceso. Io non sono sceso, ma poi alla fine siamo caduti bruscamente. E sotto questo punto di vista è chiaro che poi ad un certo punto devi fare una scelta. Devi fare la scelta se vivere in maniera, diciamo, far passare il tempo e quindi nell'ozio, oziando, oppure fare la scelta di dire: metto in campo tutte le risorse che ho per mobilitare la mente, il corpo, e a fare una serie di attività tese ad attendere quel giorno. C'è una cosa che è brutta, devo dire la verità, la raccontavo in parte poc'anzi, e che dà la dimensione di quello che dicevo prima in termini di elasticità della norma e di discrezionalità. Io, ad esempio, la prima volta, dopo un anno, il Tribunale di Sorveglianza ha deciso per 6 volte di fila il rinvio delle udienze. Da aprile ha assunto la decisione della semilibertà soltanto a novembre. Ecco, quando tu sei in uno stato di detenzione e sai che domani mattina ci sarà la tua udienza, che quell'udienza ti potrebbe restituire la libertà o una formula alternativa di detenzione, sia essa la semilibertà, la detenzione domiciliare, oppure, come nel mio caso, come era prevedibile nel mio caso, da persona che aveva commesso un reato amministrativo, mi viene contestato un reato amministrativo, mi è stato contestato un ipotetico reato amministrativo, e quindi comunque una condanna, non per aver ucciso né stuprato né reati di un certo livello, efferati. E l'indomani mattina c'è un rinvio dell'udienza per un motivo, perché magari manca un documento, perché magari manca questo, perché magari non convinceva la proposta che era stata fatta, lavorativa. Ecco, lì si consuma una situazione in cui il detenuto rischia di cadere in uno stato di depressione, perché a volte è meglio, a mio giudizio,
anziché il rinvio, sapere che viene bocciata la proposta, non viene accolta la proposta di una misura alternativa. Anziché questi continui rimandi. Anziché questi continui, perché poi è vero, una volta che viene bocciata ci vogliono 6 mesi per poterla ripresentare. Però quando uno sta dentro il carcere e vede che c'è l'udienza e questa udienza viene rinviata di un mese e poi dopo un mese viene rinviata di 45 giorni, è uno stillicidio ed è un qualcosa che non aiuta il detenuto, lo espone a rischi elevati. Tante volte quando accadono suicidi e quant'altro, io penso che qualcosa ha creato il cortocircuito. Anche perché questo tradimento delle aspettative... Si crea un cortocircuito. Io ho avuto la forza di reagire, ho avuto la forza di farmene sempre una ragione, non è stato facile, però sapevo di essere scopelliti. E siccome ho sempre detto, io sono scopelliti, quando passavo dalle celle mi dicevano, tra quanto esci? E io rispondevo, tu uscirai molto prima di me. Come se volessero dire, e tanto tu sei raccomandato. Tu sei scopelliti, quindi siccome sei un nome, sei un'autorità. E invece la storia mi ha dato ragione, perché ho dimostrato con i fatti, purtroppo, dico anche purtroppo, che molta gente è uscita prima di me e che io invece ho goduto dei benefici. Presidente, nel suo caso la riabilitazione civile, pubblica e perché no politica, perché poi di politica io con lei, noi con lei vorremmo anche parlare, la riabilitazione, il fenomeno riabilitativo si acquisisce con il superamento delle carceri, dell'esperienza carceraria, con la libertà, o anche dimostrando con i fatti che Scopelliti non fu il pupazzo di un puparo, non fu una costruzione politica in qualche tavolo della Reggio, dei poteri forti, Loschi e Foschi. La riabilitazione lei sente che per lei è un fenomeno avvenuto o su questo bisogna lavorare? Ma la riabilitazione è già avvenuta anche grazie al Tribunale di Sorveglianza, che in maniera, diciamo in maniera molto anche tempestiva rispetto anche alle relazioni che sono state fornite dalle autorità competenti, quindi da chi aveva il compito di vigilare, quindi l'assistente sociale, su quello che era il ruolo e l'attività di Scopelliti, mi ha restituito sotto questo punto di vista tutte le funzioni. Dall'altra, guardi, la mia storia personale è una storia talmente lineare che è fatta di militanza, di passione, di amore, di impegno e che è riconducibile a un uomo che si chiama Gianfranco Fini, che era il capo del partito, che ovviamente aveva il potere decisionale. In una fase successiva un altro uomo che era Gianfranco, che era Silvio Berlusconi, insieme a Silvio Berlusconi, Gianfranco Fini e Ferdinando Casini. Vede, basta recuperare le immagini del 9 settembre del 2009, quando la festa di Atreju, il coordinatore regionale dei giovani del PDL, Daniele Romeo, chiedeva pubblicamente a Berlusconi: caro Presidente, chi sarà il candidato Presidente della Regione Calabria? E Berlusconi molto candidamente rispose: noi abbiamo due certezze oggi in Italia. Una è la riconferma di Roberto Formigoni in Lombardia, l'altra è la candidatura di Giuseppe Scopelliti a Presidente della Regione Calabria. Dice, eppure io non mi sono confrontato con Fini, quindi non mi sono confrontato, diciamo, all'interno del partito, però queste due sono le due candidature sicure, certe, quindi tutto il resto io lascio a lei la considerazione della banalità delle affermazioni che a volte vengono fatte e ci ritroviamo in bocca di qualcuno che magari anche voglia... Anche perché nella fenomenologia di Scopelliti, Danilo, c'è un elemento che non manca. Un po' di sale sulla coda. C'è il seguito insieme a quegli ingredienti, è il seguito popolare che non è mai mancato. La coda di sale che no, diceva... No, va bene, no, vabbè, no, quando no, passa il momento, passa il momento. No, la ricordiamo. Non mi fare sentire in colpa. Quando tu vinci col 70%,
è un consenso talmente ampio e grande che è la risposta che una città dà, che non è il 70% che deve fare riflettere, è un altro dato. Io vado dopo qualche giorno in prefettura per convocato dal Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, dal convocato dal prefetto. Mi vengono fatti i complimenti da parte di tutti i rappresentanti delle istituzioni. E io dico una cosa per me che ha un grande valore: non ha vinto Scopelliti, Scopelliti ha vinto le elezioni comunali, ma se mi permettete ha vinto la squadra Stato, che Reggio Calabria è una realtà che viene, che si stringe attorno al prefetto, e nella distinzione dei ruoli, nella distinzione, nel distingue, quindi nella distinzione dei ruoli, opera sul territorio. Sapete qual è il risultato? E perché dico questo? Perché andò a votare l'86,4% degli aventi diritto al voto. Quindi con queste percentuali cosa si avvalora? Attenzione, avvaloro questa tesi, che quando va a votare una percentuale elevatissima di cittadini vuol dire che la gente si riconosce nell'istituzione comune. Si riconosce questo, di questa percentuale il 70% si riconosce nel suo sindaco che ha vinto, però di questa percentuale comunque si riconosce nella politica. Se ti riconosci nell'amministrazione vuol dire che tu dai credibilità al sogno che l'amministrazione ti ha rappresentato, che ti ha illustrato, che sta perseguendo, diventi anche tu uno che si sintonizza con quel tipo di realtà. E ovviamente, se mi è consentito, mi permetto di dire una cosa banale: se il cittadino si aggancia al sindaco e all'amministrazione, il cittadino si è sganciato o vede sempre meno come punto di riferimento i poteri criminali. Sono queste le domande che bisognerebbe porsi a Reggio Calabria. Cioè, sono queste le domande che andrebbero fatte, e ovviamente dimostrate tutte queste cose dai risultati che sono stati conseguiti. Cioè, quando tu oggi ti trovi in una città in cui la gente di sinistra, i comunisti, ti fermano e ti dicono: io non ti ho mai votato, sono pronto a tornare alle urne e a votare te, candidati perché io sono accanto a te, questo dà il segno di un cambiamento. E lei che risponde a questa esortazione? Io rispondo: grazie, ma non è più la mia stagione. Ma lei quanti anni ha, Presidente? Io ho 56. Ecco, ora ancora lasciamo stare il fatto che io, Ugo Floro, Danilo Monteleone non credano a determinate affermazioni, che lascia il tempo che trova. Però io le chiedo in tutta coscienza: a 56 anni, una persona che ha un bagaglio di destra istituzionale come il suo, come fa a credere a se stesso quando la propria coscienza dice, suggerisce che non farà più politica? Che lei ha ancora seguito Scopelliti. Sì, come si crede lei? Come fa a credersi? Ma guardi, io lo noto, perché quando vado in giro per presentare sempre il libro, in realtà piccole, noto, arrivano 200 persone, 150 persone. Appunto. Presentazioni di libri sono ovviamente un po' più ristrette e circoscritte, insomma, sui territori le presenze. Arrivi anche a 500 persone in alcune realtà. Ma il problema è di natura diversa. Per me è cambiata la politica, sono cambiati un po' gli scenari sotto questo punto di vista. Io rimango un uomo, un visionario di destra, sono affascinato dalla politica, ma me ne sto volentieri lontano, perché poi comunque... Lei è di destra senza partito attualmente, o si riconosce in Fratelli d'Italia? No, io mi riconosco nei valori che sono di Fratelli d'Italia, per alcuni aspetti, diciamo così, mi sento legato alla storia di questa classe dirigente. Vede, ci sono forse un 30% di parlamentari di Fratelli d'Italia, credo di non sbagliare, almeno un 30%, che sono ragazzi che sono cresciuti con me nel mondo giovanile. Quando io ero segretario nazionale del Fronte della Gioventù, sono i miei segretari provinciali, sono i miei coordinati segretari regionali, i miei dirigenti nazionali, i componenti dell'esecutivo. Oggi quei ragazzi di allora, una buona parte amministra in giro per l'Italia, un'altra buona parte
un'altra parte è all'interno delle due camere. Della stagione, quindi, del Fuan, una è al Palazzo Chigi. Ma infatti, ma ce ne sono, cioè, no, al di là del Parlamento. Ce ne sono tantissimi, e quindi io che intendo la politica in maniera diversa rispetto ad altri, non perché non ci sia, io oggi dico che non va bene, che non c'è una capacità di dare risposte, dico invece che io mi riconosco in loro e che spero loro possano realizzare i miei sogni di una vita, e quindi sono letteralmente proiettato a seguire, a fare il tifo e a stimolare, se posso, quando capita, in qualche circostanza, anche a fare qualche considerazione. Ma che gliel'hanno offerto servire. Una candidatura al Parlamento europeo? Ma lei non, ha già dato lì, lo sappiamo, penso, tutti quanti nel ma 2000. Non ci penso neanche lontanamente. Sanno tutti che io sono letteralmente fuori, decisamente fuori da questa ipotesi di candidatura, quindi nessuno si è permesso. Posso farle lo una... dicono in tanti, lo dicono sì. Tanti amici, lo dicono anche tante persone, anche alcuni parlamentari. Dicono dobbiamo costruire un tuo ritorno, grazie, il mio ritorno è domani che ho il volo e torno a casa, questo è l'unico ritorno, diciamo, che mi concedo. Posso farle una obiezione di metodo e anche di sostanza? Il metodo, no? Lei ha sempre definito questa condanna che le è piovuta addosso come ingiusta, no? E anche l'esecuzione della pena, ce l'ha raccontata poc'anzi, di un rigore apparentemente inspiegabile. Questa pietra d'inciampo nella sua carriera, cioè la condanna che l'ha praticamente distrutto la sua carriera politica, oltre ad aver, immagino, determinato delle conseguenze anche di tipo personale e familiare in termini di sofferenza, questa pietra d'inciampo nasce in un luogo, no? E questo luogo è il comune di Reggio Calabria. E la domanda che le faccio è questa, la contesto in questo senso. Non pensa che, per esempio, no? È andato incontro a una condanna, ha scontato una pena applicata in maniera rigorosa, questa condanna si genera all'interno di Palazzo San Giorgio, lei ritiene quella condanna ingiusta, non pensa che sia anche per lei umanamente una forma di risarcimento, tornare dal portone principale di quel palazzo a riaffermare quello che lei appunto ci dice, no? Cioè la correttezza di un percorso. Sì, probabilmente questa è una considerazione che fanno molti amici parlamentari, molti ex parlamentari, molti cittadini che auspicano questa cosa, ma per me non è così, non è questa la soluzione, non è questa la formula più corretta. Bisogna saper guardare avanti, bisogna anche capire e comprendere che non ci sono le condizioni. Io avevo una squadra che avevo costruito dal 96-97, che era una squadra, poserei dire, una forte squadra. Oggi, magari al tempo, molti contestavano anche la squadra. Oggi molti invece dicono ci siamo sbagliati guardando le squadre che ci sono oggi in campo. E allora sono cambiati gli scenari, è cambiata la politica, come dicevo prima, è cambiato anche l'approccio e ha cambiato anche, sei cresciuto anche tu. Oggi hai un'età diversa rispetto a quando avevi 36 anni, allora eri, io dicevo sempre, un sindaco incosciente, nel senso che per la sua città lavorava giorno e notte pensando e sognando di realizzare grandi cose. In parte credo di averle fatte, oggi non avrei più lo stesso coraggio e la stessa, diciamo, forse la stessa tentazione di fare alcune cose, perché dopo l'esperienza vissuta ti guarderesti molto più attentamente. Presidente, lei che è un uomo di sport, ma questa sua ritrosia nei confronti della politica, di riprendere, no, l'esercizio della politica attiva, e secondo lei il frutto di una saggezza sopraggiunta o il danno dell'esperienza detentiva? Lei è un uomo di sport, cioè è un po' come quando il portiere si rompe il naso che diventa un po' insicuro nelle uscite. Io non ho, non è un saggezza o danno? Io oserei dire consapevolezza. Consapevolezza che questo paese, io lo chiamo paese,
Un uomo di destra non chiama paese uno Stato. Un uomo di destra chiama nazione, certo, patria. Io la chiamo, lo chiamo paese perché questo è un paese e merita di essere un paese, chiamato paese. Che è un'accezione, diciamo così, che forse gravita più alla parte opposta. Sì. E perché questo, fino a quando non diventa una nazione, una grande nazione, fino a quando questa non torna ad essere la mia patria, io francamente stento a credere che uno si possa impegnare. Cioè, fino a quando in questo paese non si faranno delle riforme tali da proiettarlo verso, diciamo così, gli stati occidentali più avanzati e progrediti e quindi più all'avanguardia, fino a quando noi resteremo un paese, io francamente ho grande, provo scetticismo, sono molto scettico sull'ipotesi di un ritorno. E come diceva Pinuccio Tatarella, che non è lontano il concetto espresso da Tatarella, da Pinuccio Tatarella nel 1994, fu questo: e questo è un paese che deve avviarsi verso una democrazia compiuta. Questo è un paese dove non c'è una democrazia compiuta. Io ritengo che in alcune parti di questo paese ci sia un regime, si viva sotto un regime, e dico anche che Gianfranco Fini negli anni 90 fece la parte della comunicazione, l'ufficio elettorale, fece dei manifesti bellissimi. E lo slogan era: per un'Italia libera, forte e giusta. Bene, se volete sapere cosa penso, è che questo paese non è un paese né libero, né forte e né giusto. Però è governato dai suoi amici. È qui che ci ricolleghiamo a quanto anche dicevo prima, che spero proprio e auspico che i miei amici siano gli artefici di una nuova grande stagione, che devono fare loro, che sono loro oggi in prima linea a fare questa battaglia, e come ho detto prima io sono qui a fare il tifo per loro, nella speranza che possano realizzare i nostri sogni, che non sono i miei sogni, sono penso i sogni degli italiani, di vedere un paese che torna ad essere al centro del dibattito, un paese che sia sempre più inclusivo, ma che sappia dare risposte ai bisogni di una comunità nazionale che incomincia e che continua, più che incomincia, ad essere in difficoltà, in affanno. Scoprite, io ho il vizio di appuntare per parole. Quali parti sono governate da un regime e di quale regime parlava poco fa? Ma parlo di gruppi di potere che ovviamente gestiscono a volte sui territori, danno l'indirizzo e quindi governano. Qui mi pare che sia chiaro, evidente e lampante. L'ha colpito un gruppo di potere? Ma io l'ho sempre detto, quindi cosa c'è di nuovo? Voi lo scrivevate no, io non mi riferivo solo dieci anni fa, giudiziario. Dicevate, io sono stato consegnato in pubblica piazza dall'opinione, diciamo così, da una campagna di denigrazione costruita da giornali, anche da quotidiani, che davano enfasi a nulla, cercando di mettere in piazza Scopelliti, e poi processato in pubblica piazza, viene consegnato ai tribunali con un, diciamo così, con un sentiment anche popolare che era quello di una giustizia. Prova ne sia che non mi scandalizzo se qualcuno il giorno dopo magari avesse detto lo voleva la gente. Vede, il problema di questo paese è questo, che una volta nel mio piccolo, in qualità di rappresentante delle istituzioni, dicevo da sindaco e da presidente della regione, alla politica spetta la capacità di costruzione di un percorso, la capacità di realizzare i sogni e quindi di far immaginare ai cittadini, di consegnare ai cittadini un progetto, e ovviamente i cittadini magari si possano identificare in questo progetto. E quindi il destino di una comunità era in mano alla politica. Io nel 2003 venivo fischiato. Tanti di voi, giornalisti, alcuni di voi, osannavano, esaltavano questo momento in cui la gente mi fischiava. Perché la gente era abituata
al fatto che alle 7 di sera il comune chiudeva, il sindaco scendeva per strada sul corso Garibaldi, stringeva le mani, io la sera non mi lavavo la mano perché avevo stretto la mano al sindaco, grande cosa, si risolveva il problema della mattonella, della buca, della fogna che sgorgava, quindi dell'ordinaria amministrazione, ma quella era un'città che non aveva un progetto, una prospettiva, un'idea di futuro. Io mi sono trovato che lavoravo fino alle 10, alle 11, a mezzanotte, chiusi lì a progettare e immaginare, a dire alla gente, signora ci rivediamo tra 3 anni. Nel frattempo mi hanno fischiato, ma dopo 3 anni, 3 anni e mezzo, quando sono sceso per strada e incominciavo a dire, vede quella piazza era un sogno, vede quel tapirulano era un'idea, vede quel progetto, vede il waterfront, vede l'idea di una Reggio che diventa sempre più centro di attrazione, palcoscenico, vede la Reggio dei morti ammazzati dell''Ndrangheta che diventa, attraverso la battuta di Peppe DJ, ma lo diventa realmente, la metropoli dell'amore e la capitale della musica. Sono dei messaggi che quando l'amministratore della Caronte Tourist ti dice noi ogni notte stacchiamo almeno 2-3 mila biglietti di passeggeri che vengono da Messina a Reggio Calabria, è il segno che tu hai colpito e hai centrato l'obiettivo, una città che per te era turistica. Era il segno anche dei grandi concerti. Certo, certo. Martin, però insomma. vede, allora, l'altra sera a una cena di solidarietà ho incontrato una persona che non conoscevo, penso intorno ai 45 anni, e mi ha detto, sindaco, sai qual è la cosa bella che tu hai fatto per la nostra città? Io ho detto, per noi cittadini ci hai curato interiormente, perché ci hai dato la forza di pervivere, per sentirci orgogliosi di essere reggini, e hai dato, diciamo così, lo stimolo a diventare partecipi. Perché quello che molti non capiscono, o fanno finta di non capire, è che il concerto gratuito era un modo per mettere insieme 50.000 persone che quando a Reggio Calabria, quando mettevi insieme, quando metti oggi 10 persone insieme, litigano. 50.000 persone venivano un momento di coesione della comunità, di condivisione di un'idea, perché avevano un obiettivo che l'amministrazione aveva dato e loro sognavano insieme a noi quel successo, quel traguardo. Quando tu, e qui quello che diceva questo signore, questo ragazzo, hai messo migliaia di anziani, gli hai ridato la vita, è una delle cose più belle che ho fatto. Progetto Evergreen, degli anziani che ballavano il fine settimana e d'estate tutti i giorni, di gente che non usciva di casa. Io dicevo, andate a prendere le persone che non escono di casa, da 150, 300 a 700 si è arrivati a 1500. Queste sono le vittorie di un amministratore che queste cose a distanza di 15 anni le può raccontare, perché nessun altro dopo di lui è stato in grado di realizzarle. A proposito, com'è il Reggio oggi? E quindi è completo. La politica si affida ai sondaggi e dice che cosa dice il cittadino. E oggi la politica dice ciò che pensa il cittadino, cioè si affida alla pancia della gente. Se anche altri livelli istituzionali si affidano alla pancia della gente, capirete bene che questo è un paese che non ci appartiene. Un flash, com'è Reggio? Perché poi ho oggi, perché ma poi ho Reggio, Reggio io la vivo, ovviamente non la vivo intensamente come l'ho vissuta un tempo, la vivo quando sono in città, non fuori per motivi di lavoro, e la vivi con sofferenza, la vivi con amarezza, la vivi, mi è consentito di dirlo, la vivi con rabbia. Perché pensi di aver vissuto 8 anni della tua vita per dare a quella città una prospettiva e regalare un sogno, c'eri riuscito, e poi non è facile far uscire queste parole dalla mia bocca, e poi ti rendi conto che a soffocare il respiro di quella città è stato lo Stato. Fa rabbia. Crea una sensazione di imbarazzo, però alcune cose vanno dette, perché altrimenti non si può
non dire che quella città era una città in cammino, che dopo Scopelliti magari è arrivato, dopo la stagione insignificante di Raffa, del facente funzione, è arrivato Arena che aveva una visione importante, che dopo Arena magari sarebbe toccato a Falcomatà e Falcomatà avrebbe dato ancora più slancio e più prospettiva, ancora più di Scopelliti. Da Regino non mi sarei mai ingelosito, da Calabrese sarei stato solamente contento. Invece lo scioglimento prima, questa vergognosa pagina voluta da uno Stato di tecnici, ma guidata e pilotata dalla politica, e poi il dopo, perché vede un po' il dopo, no? Quando c'è un cambio di un'amministrazione, uno dice chi c'è? Ugo Floro, bene, Ugo Floro va a casa, lo mandiamo a casa, perché per noi non è all'altezza. Mettiamo Danilo Monteleone. Danilo Monteleone però non può tradire le aspettative, deve far rimpiangere Ugo Floro. Certo. Ecco, se questo non si è verificato, la colpa è di qualcuno, è di chi aveva immaginato di estromettere una classe dirigente attraverso delle procedure anomale e oserei dire azzardate, per non dire altro, e dall'altra estromettere una classe dirigente intera per mettere chi forse non era neanche in grado di rispondere al famoso ragionamento dei pupi e dei pupari, perché diventa difficile a volte fare anche il pupo. Facendo un salto, no, da Reggio alla Regione, no? Lei è stato protagonista di una stagione alla guida della Regione Calabria non semplicissima, no? Ricordiamo, perché è giusto farlo, l'ultima opera pubblica costruita in Calabria è la cittadella regionale, che l'ha vista, no, fortemente protagonista. Sono passati tanti anni, ancora oggi i problemi sono i medesimi, se non per molti versi incancreniti. Mi riferisco al tema della sanità, sulla quale insomma lei ha giocato partite non semplici, il tema delle infrastrutture, speriamo che la soluzione annunciata per esempio sulla Limina si concretizzi al più presto. Ecco, vedendo oggi la Regione Calabria con l'esperienza che le è derivata dalla sua precedente, dai suoi precedenti incarichi, ma anche forse dalla saggezza, mi consenta questa espressione, dall'aver vissuto una esperienza, quella è molto formativa, no? quella del carcere, come la vede e che consiglio darebbe al presidente Occhiuto? Ma Roberto credo stia governando abbastanza bene una fase in cui ovviamente di luna di miele con i calabresi, e quindi è bene che continui, diciamo, a trasmettere dei messaggi estremamente positivi, forti anche, non ha bisogno di consigli, però... Lei ha avuto una luna di miele un po' più corta, insomma. La mia luna di miele, sì, probabilmente, perché... Che culo, poi, insomma, due anni di luna di miele, insomma, sì, rispetto, sì, agli altri, ordinariamente è un annetto, insomma. Diciamo che quando si ha ruoli di governo in una terra come la nostra... Io dico sempre che bisogna cercare di distribuire le responsabilità, perché se il nemico è uno, si può abbattere. Una bomba, beh sì, ed è colpito. Se invece c'è un gruppo dirigente che diventa responsabile di una stagione, si intesta una battaglia di una stagione di cambiamento, allora a quel punto 15 bombe non è possibile, perché vuol dire dichiarazione di guerra allo Stato, certo, tra virgolette. Quindi io parto sempre da questo concetto, da questa illustrazione che facevo in prefettura quando ero sindaco, quando parlavo con Confcommercio e Confesercenti davanti al procuratore, al prefetto, ai vertici nazionali dell'antiracket e così via, dicevo, beh, noi abbiamo una scelta da fare. Possiamo, i commercianti possono non pagare il pizzo a un certo punto,
Se lo fa uno è una bomba, ma se sono mille non sono mille bombe. Un atto di responsabilità e di ribellione in questo modo significa smantellare quel poco di rete, perché ormai secondo me lo Stato lo conosce molto bene questo meccanismo, l'Andrangheta non ha interesse al dominio del territorio, perché l'Andrangheta, la mafia in generale, fa affari in maniera diversa, col narcotraffico, con i grandi appalti e così via. Però vuole mantenere una sorta di presidio per dire che c'è e per rappresentare un po' un'alternativa allo Stato. Allora, queste scelte sono atti di coraggio e anche atti di grande libertà che possono ovviamente restituire stagioni nuove alle comunità sui territori. Magari da queste parti forse si vive un po' meno questo tipo di presenza, non soffocante, ma questo tipo di presenza e ovviamente dei fenomeni della cultura anche della mafiosità, che è un altro aspetto che non va tralasciato. Ecco perché ritorno sempre su quei famosi argomenti di una città che credeva in un sogno e che nel momento in cui si affida alla sua guida politica democraticamente eletta, no? È grave che lo Stato delegittimi un'altra parte di Stato, perché purtroppo rafforza poi nel tempo quello che oggi accade, rafforza che i rampolli, i giovani oggi giocano a morra, che i giovani ballino la tarantella in una concezione più proiettata sul versante della cultura e la mafiosità, sì, e meno come un ballo, alcuni di questi, come un ballo, diciamo così, che è tipico calabrese, che tutte queste cose generano le liti fuori dalle discoteche, nei luoghi in cui arrivano i ragazzetti e insultano le ragazze e i ragazzi, perché hanno la necessità di dimostrare che le nuove generazioni continuano ad avere il dominio sui territori. Allora, quando tu hai sottratto l'infa vitale con la buona amministrazione a queste fasce ridotte, risicate di società che continuano ad alimentare la cultura della mafiosità e rappresentano la 'ndrangheta sul territorio, quando c'è qualcuno che riesce a diventare grande attrattore, allora lì io, da uomo di Stato, da uomo delle istituzioni, me lo sarei abbracciato, l'avrei ringraziato, perché giocando la stessa partita avremmo dato un respiro nuovo e diverso a una città, a una regione. Lei ha dato un consiglio politologico, se vogliamo, alle generazioni che attualmente governano, no? Sia la nazione sia la regione, e sottolineo l'aggettivo politologico, di un certo interesse. Bisogna cercare di essere più collegiali possibili, avere negli esecutivi personalità che possano controbilanciare il presidente, anche per non essere, no Danilo, bersagli unici. Lei però è stato potentissimo quando era, lei era un gigante dal punto di vista politico rispetto ai suoi, quando era presidente della giunta regionale, molto più in proporzione quando era presidente della giunta regionale e quando era sindaco, perlomeno nella prima esperienza di sindaco, dove aveva delle personalità nell'esecutivo reggino poderose che la controbilanciavano con la cultura, con la competenza. Analoga cosa a Scopelliti non si può dire per la sua giunta regionale, ora senza fare nomi, perché tolto qualcuno, lei aveva una giunta molto debole, molto, molto fragile, c'era il gigante, c'era il presidente, c'erano persone che lei ha fatto cristiane, che magari poi non le hanno neanche restituito con la gratitudine elettorale quello che lei le aveva dato. Piccola sì, nota del redattore, NDR. Però c'erano partiti fortemente contendibili, con tante personalità. Assolutamente, attenti. Però in 20-25 anni di regionalismo, Scopelliti, il presidente della regione o governatore che dir si voglia in questa regione fa sempre lo stesso errore. La presidenza ovviamente visibile, importante, forte, poderosa, e gli esecutivi, che salvo qualcuno, sono debolissimi. E allora l'effetto bersaglio, presidente Scopelliti,
Molti presidenti se lo vanno a cercare, perché costruiscono esecutivi. Nel suo, le ripeto, senza fare nomi, c'erano degli assessori che avevano un galateo immondo, Danilo, aprivano i convegni che io e te spesso e volentieri con altri colleghi seguivamo per i nostri giornali, grazie al presidente Scopelliti, ode al presidente. Lei sembrava Kim Il-Jung prima di Kim Il-Jung. E io so che non le faceva piacere questa lecchinaggine ostentata. Se lei avesse avuto in giunta gente con quattro maroni sul piano della personalità politica, adesso, non dico... Siamo qui anche per Scopelliti risponde al pistolotto no, di Ugo. Non è pistolotto. Non dico che avremmo avuto un destino diverso, ma probabilmente un esecutivo più controbilanciato. Ma le dico che non è così, dal mio punto di vista. No, spiego perché. Spiego perché. Io scelsi la vicepresidente, che era la presidente di Confindustria Crotone, come donna, perché non c'era una donna in esecutivo tra gli eletti, e quindi scelsi Antonella Stasi come mia vicepresidente. Poi inserì Mario Caligiuri, che era un sindaco, un uomo di cultura, insegnante universitario, che aveva comunque un suo appeal e che effettivamente era, diciamo così, per me un punto di riferimento. Poi le altre scelte sono state tutte in capo ai partiti, perché non ci dimentichiamo che il presidente della regione comunque dialoga con dei partiti che erano forti. Il PDL, di cui ero coordinatore regionale, ma c'era anche il vice, e quindi andavano messi gli assessori. L'UDC, che era un partito, non ci dimentichiamo che Scopelliti su qualche nome disse no. Mi ricordo. Come assessore. Però Scopelliti non poteva andare a dire voglio questo e non quell'altro, no? Perché se no viene meno l'autonomia dei partiti. Ma io avevo gente come Trematerra in giunta, che comunque era un rappresentante autorevole del mondo del centro, diciamo così, calabrese, dell'UDC. C'era gente come dicevamo prima, come Mario Caligiuri, cioè c'era gente che i partiti avevano dato come indicazione, che erano personalità che comunque erano l'espressione dei territori, e quindi in quei territori tu dovevi confrontarti. È chiaro che ovviamente poi fai il fuoco con la legna che hai, no? Sì. E quindi, siccome gli esterni potevano essere, mi pare, due, più di quello non potevi andare ad attingere. Né tantomeno io credo che i grandi nomi blasonati di gente che viveva fuori erano funzionali e utili, perché vede, io ho sempre contestato quando in alcune stagioni venivano i direttori generali da fuori, no? Mamma mia. Ed erano, diciamo così, io al tempo da assessore portai un direttore generale alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ma era prettamente un tecnico che avevo conosciuto e di cui mi fidavo. Ma altra cosa erano i direttori generali che venivano mandati dai partiti, perché quei direttori generali dovevano poi restituire ai partiti, certo, l'obbligo di essere stati trasferiti in casa. Erano più forti degli assessori, eh? Decisamente. Quindi io ho fatto tutta una serie di battaglie che andavano contro questo tipo di impostazione, come la sanità. Ricordo che in qualche decennio la sanità dicevamo, qualcuno diceva, ci sono i migliori professionisti primari che vengono qua, i luminari, venivano a visitare, e però il paziente veniva indotto ad andare a Milano, a Reggio Emilia, a Bologna, a Roma, ad essere operato. Cosa diversa che ho cercato di fare io, di portare qui la sanità, portando qui il Bambino Gesù per i bimbi, portando qui primari e professori che avevano fatto esperienza fuori, cercando di arricchire, e in quegli anni si ridusse drasticamente. Ci fu una riduzione importante dell'emigrazione sanitaria. È inutile dire che la sanità è quello, diciamo, certo, lo scotto che ho pagato poi sul livello regionale, dove ho pensato di ridurre il disavanzo annuale del debito sanitario. E lì ho pagato questa responsabilità. E un'altra cosa che vorrei dire, che magari non abbiamo toccato fino adesso, è che tante volte mi viene addebitato di aver chiuso gli ospedali in Calabria, no? Scopelliti ha chiuso 18 ospedali. Esattamente. L'ignoranza, intendo chi ignora la verità, perché non la conosce, ci sono gli atti che piano piano renderemo pubblici, ci fu un atto di indirizzo e un accordo
di chiusura di 21 ospedali in Calabria è che nel settembre del 2009 il presidente Agazio Loiero andò a sottoscrivere col governo nazionale un piano di rientro che prevedeva la chiusura degli ospedali. Prova ne sia che a gennaio del 2010 la giunta di centrosinistra chiude, fa un atto che prevede la chiusura dei primi 8 ospedali, quindi 8 o 10. Quindi io do continuità, così diamo una risposta anche alle tante, diciamo così, considerazioni sconclusionate che vengono fatte, che non potevo venir meno a quell'impegno, perché era un atto sottoscritto, dovevo dare continuità. Ho cercato di ridurre in qualche modo, attraverso il confronto con Agenas, questa chiusura, fermo restando che sono io a dire oggi, invece, dei 18 ospedali che sono stati chiusi, 12 dovevano essere riconvertiti. Scusate, ma questi 12 ospedali riconvertiti in punti di primo intervento o in casa della salute, mi dite dove sono? Dopo 9 anni che Scopelliti è andato via, non c'è un progetto che è andato in fase definitiva, in fase esecutiva e quindi realizzato, perché se avessero funzionato le case della salute, i punti di primo intervento, noi avremmo avuto un'altra sanità. Certo, non c'è dubbio. Siamo alla fine, abbiamo consumato il tempo a nostra disposizione. Ho due domande. Sì, ma poi ceniamo. Due domande, se possibile, con risposta sintetica. Qual è il livello di fiducia di Giuseppe Scopelliti nella giustizia italiana e calabrese? Ma è un livello di fiducia sempre, diciamo, alto, perché la giustizia nel suo insieme comunque ha persone di grande livello, di grande spessore, e che la giustizia necessita di una serie di interventi e di accorgimenti. La riforma della giustizia, come la riforma del mercato del lavoro, come la riforma di altre questioni, è un qualcosa che va fatta, dico il mercato del lavoro per fare un esempio, certo, ovviamente, ma è una riforma che va fatta. Vede, io vengo dall'esperienza, sono rimasto molto colpito quando il 21 agosto a Roccella una sera abbiamo presentato in contemporanea il mio libro e quello di Luca Palamara, il magistrato, che era uno, diciamo così, degli uomini più potenti veramente d'Italia, la no? Magistratura è presidente, il più potente. No, d'Italia, perché poi in quel contesto ha gestito un ruolo importante. Quando Palamara dice che il processo di Scopelliti è identico a quello fatti a Berlusconi, Renzi e Salvini, e dice un'altra cosa che a me ha colpito da uomo delle istituzioni, mi ha colpito una cosa, quando dice Scopelliti per la magistratura inquirente, cioè per la procura, e per la magistratura associata, cioè l'ANM, l'Associazione dei Magistrati, da lui rappresentata, che dice che era molto prossimo, vicino, perché lui seguiva molto la Calabria per una serie anche di circostanze, le bombe al procuratore generale, tutta una serie di rapporti, dice per noi Scopelliti era un esponente, un uomo credibile per la magistratura, e poi dice dal 2012 cambia l'indirizzo e cambia la procura di Reggio Calabria, cambiano i vertici e cambia l'indirizzo verso Scopelliti. Io rabbrividisco di fronte a queste considerazioni, sono, diciamo, colpito dalla bellezza di queste parole, perché dimostra chi eri tu agli occhi dei magistrati, di quelli che avevano un ruolo, ed è quindi della magistratura, e non solo, io aggiungo di quelli, anche di altri, ne sono convinto, ma proprio per le testimonianze in quegli anni, per i rapporti, per il dialogo, per la collaborazione che si creò con la magistratura, sempre nel distinguo e nella distinzione dei ruoli, no? Distinti e distanti, ognuno nel suo campo. Quando dice queste cose, ovviamente dice delle cose inquietanti, perché anche qui vi date la risposta alla domanda che avete fatto. Perché non tornare? Sì. Ultima domanda, perché siamo veramente abbiamo terminato il tempo a disposizione. Lei ha fatto un'esperienza che è una delle esperienze, lo si può solo immaginare, più forti, no?
nella vita di una persona, cioè ritrovarsi ristretto, non essere nella possibilità di vivere in libertà. E naturalmente è un'esperienza che è narrata da tanti che la fanno nelle sue caratteristiche di privazione, ma anche nelle caratteristiche di umanità, no? Che è possibile incontrare nella ristrettezza appunto del carcere. Uscito dal carcere, scelga lei il momento, qual è la cosa che ha deciso di tenersi addosso di quella esperienza e qual è invece la cosa che ha deciso immediatamente, un passo fuori dal carcere, di scrollarsi di dosso come sensazione? Ma, tenermi dentro la sensibilità, la solidarietà, la vicinanza degli uomini che ho trovato lì dentro, perché è una cosa che colpisce, perché c'è un detto che calza perfettamente con questa vicenda: paura non fare, cioè, come si dice, male non fare, paura non avere, e quando hai fatto del bene nella tua vita te lo ritrovi. E io lì dentro l'ho constatato, perché ho avuto persone che mi hanno veramente rispettato come una persona normale, come tanti altri, ma perché è meritevole di essere rispettato. E trovato i nomadi ai quali avevo consigliato le case, che avevo tolto da quel famoso ghetto del 208, che erano stati, diciamo così, sono stati gentilissimi, ma tanti altri che erano quelli chiamati così italiani, che effettivamente non avevano nulla da rimproverarti se non quello, diciamo così, di vivere questo momento anche loro di angoscia, di vederti lì dentro, no? E questo me lo porto dentro, perché è vero che il carcere, come l'ospedale, sono i due luoghi di grande sofferenza in cui c'è grande umanità, certo, che è un'umanità che in parte forse fuori si è persa, e questa mi è rimasta. Mi sono rimasti i gesti, mi sono rimasti i segni, mi sono rimasti gli sguardi anche di tanti giovani che ho allenato nella scuola di pallacanestro. È una squadra che aveva su 12 almeno 8 stranieri, alcuni dei paesi africani, altri del nord Europa. Ho fatto il coach e vedevo in quei momenti, in quell'ora di allenamento, quasi tutti i giorni, in quell'ora e mezza, questa sensazione di libertà, che pensavi di essere fuori dalle mura. Ecco, ricordo quando abbiamo vinto quel torneo, gli abbracci, l'entusiasmo, quell'attaccamento e quel coinvolgimento. Cosa mi sono scrollato di dosso? L'idea di volermi vivere tutta per sempre, spero, la libertà, mettendo da parte ovviamente tante cose che non mi sono mai appartenute di quel contesto, ma ovviamente un contesto in cui ho trovato dei poliziotti della penitenziaria che hanno svolto un ruolo straordinario come psicologi, come persone che erano i primi, ad andare incontro al detenuto, a tutti, con grande rispetto. Davano rispetto a chi sapeva rispettare il ruolo, ovviamente, le loro figure. Il capo degli educatori, gli educatori, il personale in generale, il comandante, la direttrice, cioè tutti coloro lì dentro che avevano sempre una parola di conforto, un gesto, per rendere meno dolorosa la sofferenza. E quindi, ovviamente, poi l'idea di libertà, quella è la cosa più bella. Quello che a volte qualcuno non capisce, che io ho cercato di spiegare, è che anche quando un provvedimento arriva con un'ora di ritardo, viene consegnato con mezza giornata di ritardo, un minuto di privazione di libertà è una vita. È una vita, è vero. E questo non viene compreso. Io ho cercato di spiegarlo ad alcuni, che quando si ha la possibilità di tornare liberi, bisogna farlo e darlo nell'immediatezza, perché respiri fuori un'aria nuova,
che è un'area diversa, e questo è... Senti, ma me la fai togliere una curiosità storica? Se no chi lo incontra è più a scoprire. Aspettiamo chissà qua. Una chiusura ideale, sì, lo so, però... Noto, Ugo Flora. No, ma io ce l'ho, ce l'ho. E ti poi, posso... poi finita diciamo, la dico cosa fustiga. Fai alla fine. Ma nel 2014, no? Quando ha deciso di candidarsi alle europee, perché non ha deciso di dare il trono del comando della vicepresidenza, o meglio della presidenza FF facente funzioni, a Gentile, che era un soggetto politico forte e le avrebbe garantito anche maggiore sostegno in provincia di Cosenza, e invece ha confermato la Stasi, insomma. Non si è un po' suicidato quella volta? Ma probabilmente, però pago la mia linearità e la mia coerenza. C'era una vicepresidente che in termini di immagine, in termini di approccio, in termini di mentalità, in termini di cultura... era, diciamo così, allineata allo scopellì di pensiero. Per me la politica è una cosa seria e i ruoli, diciamo così, istituzionali sono importanti. Ho fatto questa scelta, ne sono consapevole, l'ho pagata, quindi voglio dire l'ho pagata un po' e anche in altre realtà, non soltanto nel Cosentino. Quella poteva rappresentare invece un messaggio, se ci fossero state persone un po' più intelligenti sotto alcuni punti di vista, che poteva dare un segnale importante, cioè Scopelliti viene condannato e sostenendo Scopelliti il popolo lo ha rilegittimato. Sarebbe stata una grande vittoria sotto questo punto di vista di democrazia e per la politica. Io ovviamente avrei vissuto una vita diversa da quella che ho vissuto e che ho subito per alcuni aspetti, però tutto è sempre stato, maledettamente dico per fortuna o forse purtroppo per qualcuno, ma per me per fortuna, sempre in totale sintonia e in totale, diciamo così, continuità con la mia etica, col mio pensiero e con la mia onestà. E quindi ho ritenuto che quella era la strada più giusta e più coerente da perseguire. Bene, grazie. Allora, grazie a Giuseppe Scopelliti, che ha tenuto a battesimo l'inizio di la prima Telesuonano. Telesuonano. Avete scelto me per suonare, sì. Bravo. Magari ma, per... No, no, ma lei le ha suonate ma, pure. Magari anche perché immaginavamo che potesse suonare sì. Qualche... Poi Telesuonano è anche un modo per dire le suoniamo insieme. Ecco, va bene. No. Allora, Io sono libero, è il libro dove troverete tante altre cose rispetto a quelle che ci ha raccontato questa sera Giuseppe Scopelliti. Alla prossima, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie.